Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lombardia. Poi 15 secondi, no, lui ha preso 2 minuti, io 15 secondi. Dai, veloce, mi stai perdendo. Non si può dire, ah, forse ha sbagliato col pizzo. Bisogna dire, Giorgia Meloni, cambia idea, chiedi scusa agli italiani, chiedi scusa ai siciliani, chiedi scusa alla memoria di Libero Grassi. Hai detto la parola più sbagliata che potessi dire. Quanto sarebbe bello se anche un giornalista di Area la criticasse con la forza che la critica un giornalista o un esponente dell'opposizione. Quanto sarebbe bello e più civile questo paese. La parola pizzo di Stato a Catania non si può dire, in qualunque paese europeo non si può dire. Poi io personalmente alle Iene guadagnavo 43% di IRPEF più 9,19% di ENFALS, quindi 52,19% già io pagavo di tasse, fisso. Senza evadere, in più Mediaset su quello pagava altro 25%, quindi per prendere 1000 euro, no io perché ero bravo, tutti quelli che lavorano lì e guadagnano più di 100.000 euro l'anno, Mediaset per ogni 1000 euro che dava a un dipendente pagava 3.000 euro, quindi è vero, il cuneo fiscale va ridotto e le tasse sono alte, ma dire pizzo di Stato e dire che il problema è delle big company e non dei piccoli evasori è falso. Chiarissimo. Allora.